L'ultracycling si può definire come la disciplina estrema del ciclismo tradizionale, quindi gare oltre i 300 km, percorrenze molto lunghe e tempo in sella che a volte riesce ad arrivare fino a svariati giorni. In realtà ho preso spunto dai grandi avventurieri e ho unito la mia passione per la bici alla passione poi per l'avventura. Il concetto di tracciare una strada per primi è molto forte e fa sì che anche io quando scelgo le mie avventure cerco percorsi e cerco di percorrerli in un tempo che non è mai stato fatto prima. Anche per il team è molto estremo, eh? Questo tipo di avventure sono molto impegnative anche dal punto di vista dell'organizzazione e della logistica ed è per questo motivo che quando scelgo i partner che mi affianchino durante le imprese do la priorità a quei brand che mi danno garanzie in tal senso. Le avventure, queste grandi imprese che mi invento dal nulla, sono una vera e propria questione di cuore. Con la testa inizio a viaggiare, inizio ad immaginare il mondo ed inizio ad immaginare questi nuovi scenari da esplorare e lì nascono il più delle volte le follie più grandi. Un tipo di avventura, un tipo di impresa che comunque ti lascia qualcosa dentro perché vedi cose, soprattutto vivi delle esperienze che nel quotidiano non riesci neanche ad immaginare. Scenari e luoghi dove è possibile sognare e dove è possibile spingersi con la propria bici da corsa. Tutto il silenzio di quella natura incontaminata è qualcosa di unico ed emozionante. I luoghi freddi nel mondo non mancano, senz'altro Alaska, Canada o appunto il sud dell'Argentina potrebbero essere delle valide alternative. Senz'altro mi piacerebbe ribaltare un po' il mondo e passare all'altro emisfero e cimentarmi con l'inverno australe, quindi senz'altro la Patagonia, la fine del mondo e tutte quelle terre ancora inesplorate su una bici da corsa in modalità ultracycling.